Salve ragazzi, benvenuti ancora una volta su sempre il nostro canale di Opinione di Luzzo. Oggi vi voglio portare a risalto quello che Emma mi ha fatto proprio vedere, mi ha fatto ributtare il sangue, mi ha sconcertato tutto quello che quello che posso dire, capisaldi di voler dire di moralità, logicamente, ok? Soprattutto nel mondo degli artisti. Tutti gli altri mondi politici, economici o sociali, logicamente, ho visto di tutto, insomma, una WWF che naturalmente era compiacente con le multinazionali, un mondo politico che era compiacente con la mafia, un mondo economico che logicamente è corrotto da tutti questi mondi che io vi ho appena citato, logicamente. E quindi questo sta alla luce di tutti ed è molto lampante, ok? Che ne nascono come i funghi queste situazioni, ok? Non me ne vogliono quelle persone che ruotano in questa sfera. Ma logicamente il mondo degli artisti, io direi, cioè, se vuoi fare l'artista, fai l'artista, logicamente, ok? A me diamo questo valore, ok? Leopardi lo dava il suo valore, Pasolini, che è un po' più venuto a livello di tempo temporale dopo, ne ha dato il suo valore di quello che è lo spessore suo di persona, ok? Mostrandoci le sue capacità da scrittore ed anche da regista, ok? E non ne voglio citare a centinaia, ce ne sono stati nel passato, logicamente. Nel mondo recente, logicamente, un po' tutti si sono un po' venduti, logicamente. Però bisogna vedere in che grado si vende. Emma fa veramente schifo, logicamente. Si è venduta alla fine per far sì che nel suo marketing, attraverso i suoi manager, vendesse ancora più copie. Si è resa come una sgualdrina, logicamente, al pubblico del suo entourage musicale. Sì, questo ha fatto. Col suo ultimo LP che uscirà ad aprile, si chiama Schiena. Emma, oltre a vendere i suoi dischi con la sua solita voce melodica che a me fa veramente ributtare il sangue, mi fa veramente schifo, mi fa rigetto, poi trovate voi altri aggettivi, voglio commenti numerosi, non voglio commentare le sue canzoni, ma lo farò, ragazzi, nei prossimi video. Già avrete modo di aver visto le mie analisi su canzoni famose, su quella anche del mio amico carissimo Andrea, su una canzone anche di uno spessore più elevato, in teoria così è qualificato, che è Caposella, e io su Tiziano Ferro, su quell'altro sonato dei Modà e tanti altri, logicamente anche altri, insomma, parlando anche sempre del mondo artistico, anche su Fabi Fibra, che lo conosco personalmente, dato che per 15 anni abbiamo vissuto nello stesso quartiere, logicamente. Quindi non vi dico cavolate. Questo io vi voglio dire. Allora, ma cosa ha fatto in questa schiena? Andate a vedere. Si mostra nuda, coprendo le sue tette con le sue braccia. Però fa vedere un bel fondoschiena e delle belle forme. Logicamente questo cosa vi può dire? Altro video che io ho fatto insieme ad Andrea, Sesso e Donne Nude in TV. Questo cosa vi porta in risalto? Che anche lei ha capito che la gente la vuole vedere nuda più che cantare, perché cantare fa schifo, logicamente. E gli vende quello che gli ha venduto sempre. Allora, per dare una marcia in più, perché logicamente chi lavora nel mondo musicale sono sempre multinazionali, hanno bisogno di ingrossarsi, ok? Perché sono dei cancri, come la mafia, altri video che ho fatto, logicamente. Hanno bisogno di mangiare, hanno bisogno di svilupparsi sempre di più. Comunque sia, per mantenersi nel mercato, devono dare una spinta commerciale in più, logicamente. Anche per avere lo stesso traguardo che hanno avuto fino a ieri. Non è che si possono fermare a quello che è stato una realtà nel tempo, no, perché la gente ha bisogno sempre di qualcosa in più. Se vuoi rimanere almeno in quella fetta di mercato, se la vuoi mantenere e se la vuoi naturalmente aumentare, a maggior ragione devi fare qualcosa di diverso, logicamente. Cosa è che nessuno si può inventare cose diverse, perché nessuno è un Einstein, ok? Anche se io sono nato nello stesso giorno di Albert Einstein, ragazzi, ma non lo sono nemmeno io, ma lo diventeremo, logicamente. Si può diventare, logicamente, non si ha problemi, basta avere fame, come diceva Steve Jobs. E ragazzi, la fame c'è, e quello che vi voglio portare la notizia, logicamente, boicottatelo e fatelo segnalare sui vostri canali, sulle vostre pagine Facebook e Twitter. Fai schifo, ti stai vendendo come quel mignottume che si vende per la strada. Se fai la cantante, fatti apprezzare come cantante. A me le tue tette e il tuo culo sono uguali a quelle della mia vicina di casa, ok? Che ogni tanto me la fo quando ho il tempo e ho voglia, logicamente. Poretta, dopo Poretta sta sconsolata, sta da sola, ma io non è che la posso soddisfare sempre, logicamente. Comunque, ma decidete quello che vuoi fare nella vita, ok? Se vuoi fare l'artista, fa l'artista. Se te vuoi dedicare alla strada, dedichi alla strada, logicamente. Anche lì puoi essere apprezzata a livello fisico, okay? Ragazzi, benvenuti su Canale 5. Ah, ho sbagliato, Opinione di Luzzo, Senigallia.